Buonasera, da Etna Alcantara TV Web ci troviamo al Cineteatro Comunale di Francavilla di Sicilia, Arturo Ferrara, e siamo in compagnia di Cristina Angioletti, che in qualità di rappresentante delle mamme, appunto, insieme a tre sue amiche e colleghe, hanno portato un evento qui, hanno ricreato un ambiente musicale fantastico. La sala è piena, come potete vedere, è finito da pochi minuti, con il piccolo coro di Taormina direttamente qui a Francavilla di Sicilia. Cristina, a te la parola. Allora, piacere, sono insieme a Isabella, Giovanna, Mariella e poi ci sono anch'io. Le nostre figlie, figli e figlie fanno parte del piccolo coro. È da un anno circa che i nostri figli sono iscritti, c'è la sua figlia che è dal piccolo coro da qualche anno in più. E siccome ci siamo sempre trovati bene, un ambiente molto bello, c'è grande fratellanza, c'è grande unità, abbiamo cercato in qualche modo di portare un po' di quella bellezza che vediamo fuori anche qua a Francavilla, e fortunatamente ci siamo riusciti. Quindi dalla perla, diciamo, dello Ionio alla perla dell'Alcantara, da Taormina a Francavilla si esporta la Sicilia che ci piace, soprattutto quando sono coinvolti degli attori giovani e soprattutto musicalmente. L'evento è riuscito, abbiamo visto appunto fin dalle 18 la sala piena, trascinando anche un indotto economico non diverso, perché presumo anche le mamme a sua volta di Taormina, quindi unione di comunità anche per gli eventi musicali della Valle Alcantara qui a Francavilla. E poi devo dire anche un'altra cosa, c'è stata veramente una grande partecipazione da parte di tutte le attività di Francavilla, la comunità francavillese ha risposto benissimo a questo evento e ha partecipato ovviamente in base alle possibilità, chi più e chi meno. Veramente c'è stata una grandissima partecipazione da questo punto di vista e siamo veramente contenti da questo punto di vista. Siamo contenti che l'evento sia andato così bene e spero che ovviamente si siano divertiti tutti. Assolutamente non abbiamo dubbi, anche perché si vede dal volto appunto degli spettatori, pronti a riproporlo, quindi fate, magari vi auguro un percorso itinerante alla Valle d'Alcantara e oltre la Valle d'Alcantara, di questo piccolo coro, no? Sulla scia del coro antoniano più famoso d'Italia. Va bene, da Etna Alcantara TV Web con Cristina e le sue amiche mamme, una buona serata. Buona serata. Siamo nella fase finale qui appunto dell'evento, abbiamo tirato per il papillon il maestro Ivan, che è stato appunto, è stata un'ovazione da parte delle mamme. Grazie. E degli spettatori per questo grande impegno. Ecco Ivan, spiegaci chi sei, cosa fai e soprattutto da dove viene questa grandissima idea del coro di Taormina. Io inizio a dirigere il piccolo coro nel 2008 e l'attività nasce all'interno dei progetti della Casa Salesiana di Taormina. Poi nel 2015 la Casa Salesiana chiude e l'Accademia di Musica, che io appunto dirigo, assorbe un po' l'attività del piccolo coro, che diventa a tutti gli effetti anche una produzione, no, musicale. Noi col coro siamo affiliati alla Galassia dell'Antoniano, è un insieme di cori di voci bianche, italiani e stranieri, che sono, diciamo, autorizzati e che sono una grande famiglia in tutta Italia e che portano in giro il repertorio delle canzoni della musica per l'infanzia e dello Zecchino d'Oro. Ma il coro si occupa anche di musica leggera, di musica moderna, abbiamo fatto anche musica classica, siamo stati ospiti al Teatro Antico di Taormina per l'opera lirica Tosca. Insomma, il piccolo coro canta con gioia, quindi canta tutto ovviamente. Praticamente quindi un progetto ancora più, diciamo, vasto, itinerante, a questo punto una collaborazione nazionale oltre addirittura. Sì, non solo questo, la Scuola del Piccolo Coro propone anche durante tutto l'anno delle audizioni. Abbiamo dei bambini di tutta la Riviera Ionica che partecipano e che ovviamente vengono ascoltati. Non ci sono bambini più o meno bravi, noi infatti non facciamo selezione, facciamo audizione, quindi ci incontriamo, ci rivediamo ogni anno e vediamo quanto è il momento giusto per il bambino di cantare con il piccolo coro, e poi inizia il suo percorso. Ci sono bambini che arrivano alla scuola del coro a 4 anni, altri a 10, altri a 8, però il limite massimo per cantare nel piccolo coro è i 14 anni, no? Perché poi le voci bianche ovviamente fanno la muta vocale, quindi non è più il momento, anche un po' per il repertorio che portiamo in giro. Dietro questo progetto, come potete appunto in questo momento ascoltare, il maestro Ivan spiega come ci sia una struttura, soprattutto non si parla di selezione ma un'inclusione a questo punto totale, e facciamo un invito magari a chi non conosce questa realtà, che sicuramente ha già delle basi perché appunto è datata, nel senso appunto non è un'operazione da poco tempo, invitando i ragazzi a conoscere questa vostra realtà Taormina. Grazie, sì, per Taormina ma anche per i paesi del comprensorio, perché poi i bambini arrivano dalle
Michele Toianni, da Castelmola, da Francavilla, da Graniti, da Gaggi, proprio da tutti i paesi del circondario. Abbiamo proprio le varie rappresentanze all'interno del coro e questo è veramente bellissimo. I prossimi progetti del futuro, vi espanderete ulteriormente oltre la valle, diciamo, o vi concentrerete sempre in questo territorio, come dicevo prima, dalla perla dello Ionio alla perla appunto qui oggi a Francavilla? Noi abbiamo, nello scorso ottobre, abbiamo partecipato a quello che è un festival, Sicily International Festival, dove abbiamo accolto a Taormina dei cori provenienti appunto da tutto il mondo, e in quell'occasione lì è nata anche una collaborazione con Malta, dove presto andremo, ancora non abbiamo le date. Sappiamo adesso che il 30 aprile saremo ambasciatori Teleton, diventeremo ambasciatori di Teleton, e poi ovviamente giriamo un po' con i concerti, con le famiglie. Quest'anno siamo in 67 e quest'anno il piccolo coro compie appunto i 15 anni dalla fondazione dell'attività, quindi in 15 anni si è fatta veramente tanta strada. Io ho iniziato che avevo 18 anni e adesso ne ho quasi 33, quindi ovviamente sono orgoglioso di quello che si è creato, sono orgoglioso dei miei ragazzi, di ogni singola nota. I bambini del piccolo coro lavorano veramente tante ore. Alcuni bambini, pensate, li prendo al coro che hanno 4 anni, sì, e poi completano il loro percorso, il loro ciclo a 14 anni, quindi veramente sono 10 anni per un bambino, è veramente importante. Lega, certo. Sì, è veramente importante, perché laddove la scuola propone, la scuola dell'obbligo, no? Propone un percorso che ovviamente la scuola dell'infanzia, poi la scuola elementare, la scuola media, i bambini entrano alla scuola del coro piccoli ed escono ovviamente adolescenti e anche in fase preadolescenziale. Complimenti maestro, queste sono le eccellenze che noi vogliamo raccontare, che ci piacciono. Il giovanissimo, l'abbiamo chiamato maestro, ma subito mi ha appena detto chiamami pure Ivan, che nonostante l'età riesce a coinvolgere mamme e appunto genitori e soprattutto bambini, accompagnandoli per un percorso appunto una decade, un decennio, e dando sicuramente anche uno stimolo di formazione, perché avendo un impegno il bambino già cresce con una maturità pronta, anche come lo sport, no? Assolutamente, la scuola del coro, oltre ad essere una scuola di canto, ovviamente vuole essere una scuola di vita. Ci sono delle cose nel piccolo coro che vanno veramente oltre le note, quindi lo stare insieme, i momenti appunto in sala, anche i momenti di difficoltà, perché i bambini del piccolo coro sono dei bambini esattamente come tutti gli altri. Quello che cambia è ovviamente la chiave di violino, no? Che poi apre il pentagramma e che è appunto la musica che li unisce nel canto e nella vita. Grazie maestro, appunto sia musicale che maestro di vita. Un caro saluto da Ethan Alcantara, TV Web è tutto. Grazie a tutti, arrivederci. Prima di lasciare il teatro Arturo Ferrara, il cineteatro qui di Francavilla, non possiamo che non ascoltare una opinione da parte di una spettatrice. In questo caso siamo con Santina. Ecco Santina, spiegaci un attimo come è andato questo evento, che feedback c'è? Ok, io sono contentissima di seguire il piccolo coro, l'ho seguito sui social e sono riuscita a vedere mio figlioccio in diretta sui palchi. L'anno scorso, un anno fa come oggi, sono stata a Roma, è stato bellissimo e sono contenta veramente, grazie al maestro Ivan che segue questi bambini proprio al top. E niente, che dire, sono felicissima proprio per questi ragazzi e vedere mio figlioccio sul palco mi emoziona tantissimo. E io accompagno pure alcuni bambini del piccolo coro qui di Francavilla di Sicilia a Taormina e cantiamo per strada queste canzoni che li so pure a memoria. Santina è una fan attiva, non solo spettatrice ma anche collaboratrice, driver. Li segue ovunque. Sì, ovunque. Una supporter, un ultras, sì, un ultras del coro di Taormina. Sì. Grazie Santina, ti lasciamo una buona domenica. Grazie, buona domenica anche a voi, è stata una bellissima serata veramente. Da Ethan Alcantara, TV Web è tutto, una buona serata.